A pochi mesi di distanza da Sony Xperia XZ Premium, i giapponesi sono tornati sul mercato con due dispositivi più sfruttabili e interessanti: Xperia XZ1, che trattiamo in questa mini recensione, Xperia XZ1 Compact, che invece è una versione ridotta in dimensioni, ma non nelle caratteristiche tecniche. La base tecnica di Xperia XZ1 rimane invariata da quella del modello premium. Troviamo infatti lo stesso processore Qualcomm Snapdragon 835 con una personalizzazione grafica poco invasiva e non troppo distante da Android stock. Grande novità è la presenza di Android 8.0 Oreo, l'ultimo sistema operativo presentato da Google, anche se ad ottobre troviamo installata sul dispositivo solo la patch di sicurezza di agosto. Il comparto memoria si basa su 4 GB di memoria RAM e su uno storage da 64 GB su memoria UFS espandibile con micro SD da massimo 256 GB. Le prestazioni trasmesse dallo smartphone sono le stesse del modello premium, quindi molto elevate, ma qui non troviamo il suo display 4K. Per il suo Xperia XZ1 Sony ha scelto una soluzione più convenzionale, con pannello LCD IPS da 5,2 pollici e risoluzione Full HD, che in realtà non fa rimpiangere troppo i 4K del premium. Sony Xperia XZ1 è un terminale ben fatto e dal design curato, con un'elevatissima qualità costruttiva, ma l'impatto estetico che offre è un po' anacronistico, soprattutto in una generazione dove i concorrenti diretti mostrano design avveniristici con cornici ampiamente decurtate. Il terminale si fa però apprezzare per altre caratteristiche, ad esempio l'autonomia è estremamente elevata nonostante la batteria interna sia di solo 2700 mAh. È caricabile rapidamente, ma con una singola carica offre diverse ore di schermo e lunghi periodi di standby grazie ad una buona gestione del software di base. Nei nostri test abbiamo ottenuto ben 13 ore e 10 minuti in navigazione web via rete Wi-Fi, un risultato elevato in relazione alla batteria integrata. Lo smartphone è resistente ai liquidi e alla polvere, opzione ormai consueta per i dispositivi top di gamma di Sony, e integra una fotocamera che si affida del tutto a soluzioni proprietarie. Il sensore posteriore è un Exmor RS da 19 megapixel con memoria dedicata, che consente l'esecuzione di video a 960 fotogrammi al secondo per una piccola frazione di tempo. La tecnologia è la stessa del modello premium e quindi sono le stesse le nostre considerazioni, una buona possibilità ma poco sfruttabile per via del pochissimo tempo che abbiamo a disposizione per cogliere l'attimo. Viene aggiunta la possibilità di creare oggetti tridimensionali con un'app specifica, funzione che arriverà anche sul premium, e in questo modo è possibile scansionare oggetti dal vivo e poi riprodurli in tre dimensioni sul dispositivo, stamparli in 3D o condividerli. Il suo vero e proprio tallone d'Achille è il design, un difetto non di poco conto in questa generazione di smartphone, soprattutto ad un prezzo di listino di ben 699€. Con questo Sony Xperia XZ1 è tutto e al solito, se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace e a seguire il canale. Non dimenticare inoltre di seguirci su Facebook e di leggerci sulle pagine di Hardware Upgrade. Un saluto e al prossimo video!